Ciao a tutti dallo stand di Moto.it a EICMA. Parliamo di design, un bel argomento che mi piace affrontare con due ospiti di eccezione che qui a EICMA hanno portato delle moto molto belle, molto interessanti. Qui alla mia sinistra c'è Adrian Morton. Ciao Adrian. Piacere. E lui è il responsabile dello stile di MV Augusta, quindi non scherziamo, sono lì da tanti anni in MV, già dai tempi di Massimo Tamburini, quindi insomma ha lavorato e soprattutto su moto interessanti che sono state presentate qua. Vi cito solamente la super veloce 3 cilindri, bellissimo concept, e la brutale 1000. Qui invece c'è Rodolfo Frascoli. Ciao Rodolfo. Ciao, ciao Maurizio. Ciao. Anche lui ha iniziato nel 1985, quindi insomma direi che è una bella esperienza, anche se giovane. La sua ultima realizzazione è la Suzuki Katana, esatto, presentata a Colonia, ma che poi in Italia ha debuttato qui a EICMA. Ma in passato ha fatto moto molto importanti, come la Guzzi Griso, la Vespa GTS e tante altre che magari ci direi tu. Io partirei subito con Adrian, perché ci sono due cose importanti qua che abbiamo visto per MV, che seguono due filoni diversi, una moto già di produzione e un concept. Sì, ma due moto, il moto concetto praticamente diventa una realtà. Questa è l'intenzione dell'azienda, sicuramente dopo commenti, cioè, ovviamente è una moto che ha creato un po' di interesse a EICMA e sicuramente c'è l'intenzione di mettere in produzione. Ovviamente anche c'è la Brutale 1000 che va in produzione prossimamente. È stato due progetti molto belli, due moto di contrasti, cioè una molto futuristica, molto moderna, una moto un po' più classica che ha un po' di... che comunque è un neoclassico, è una cosa che è misto nuovo e vecchio. Che è il primo neoclassico che fa MV, in buona sostanza, quindi sì, è un debutto in un segmento nuovo. Sì, sicuramente è una cosa bellissima, cioè ovviamente la nostra storia è bellissima, è il momento giusto di realizzare una moto che riprende un po' di stilemi del passato. E sicuramente la F3 era la base migliore per poter fare questo lavoro? Sì, sicuramente è una base caldato, una base molto contenuta come dimensione e allineata con l'intenzione del progetto. Grazie Adrian. Rodolfo, invece la Suzuki Katana, come dicevamo, presentata a Colonia, un nome storico importante, uno stile che si rifà quel modello, ma reinterpretato. Qual è stato l'approccio più difficile che hai dovuto affrontare? L'approccio più difficile è stato probabilmente nella zona centrale della motocicletta, perché la Suzuki Katana originale dell'81, che fu incredibilmente innovativa, forse non bellissima, ma innovativa perché ruppe totalmente gli schemi tra i vari elementi della carrozzeria, perché per la prima volta connetteva il serbatoio con una carena anomala, molto bassa, e quindi connessione era la parola chiave per quella motocicletta, col pilota inserito invece che seduto sopra. Il difficile è stato nella motocicletta nuova mantenere la leggerezza della parte centrale, perché le problematiche tecniche delle moto di oggi, Aero 4 con degli airbox enormi, con una serie di una componentistica elettronica importante che va messa da qualche parte, quindi il difficile è stato cercare di mantenerla più snella possibile e oltretutto condividendo un telaio di produzione, quello della GSX-S, un telaio chiamiamolo Delta Box, quindi abbastanza imponente, importante. Certo, perché il vostro lavoro non è certo quello di fare una show bike, ma di pensare a una moto che poi deve essere messa in produzione, deve affrontare dei vincoli omologativi che sono molto stringenti e sempre più stringenti lo diventeranno, certo, quindi con parti in più che vanno a complicare la costruzione della moto e soprattutto, mi dicevi anche tu Adrian prima, con dei tempi ormai di sviluppo accorciati tanto, quindi è un lavoro più difficile e per giunta con un tempo più basso. Viene un po' in aiuto anche la possibilità di usare dei software per il disegno, ma basta questo o c'è anche dell'altro? Nel caso della super veloce è stato fatto totalmente virtuale, il progetto non è stato realizzato fisicamente perché era un concetto inizialmente internamente a MV, è una proposta che è stato fatto tanti disegni nel passato di una moto un po' classica, neoclassico, e questo è stato realizzato usando il software in un tempo molto ridotto, cioè molto breve, è stato, cioè, la visualizzazione del progetto è stata fatta anche usando occhiali 3D che dà veramente, cioè, è cambiato parecchio mia
mio punto di vista su come disegnare la moto, praticamente, perché cioè, con gli occhiali c'hai cioè, veramente un'impressione molto realistica. Cioè, se conosci anche bene la proporzione di una moto esistente nella gamma, è facilissimo da fare confronto con quella lì disegnato. Tipo di F3 è ovviamente la nostra partenza sul livello proprio di telaio e ciclistica, ma era anche simile come proporzioni, cioè era molto molto facile verificare lo stile della moto, se era bella o brutta. Certo, quindi questi software fortunatamente aiutano molto e poi appunto sì. Anche questi sistemi virtuali per cui si riesce a girare il veicolo e vederlo. Sì, perché il limite nel passato è sempre stato da vedere qualcosa su uno schermo. Certo. Cioè dal momento che entra qualcosa che otticamente è tridimensionale è una cosa veramente, è un step, non è indifferente. Cioè, Però qua è un problema grosso perché chiaramente dalla vista bidimensionale si è sempre detto poi la moto in realtà essendo un mezzo che bisogna guidare, quindi bisogna sedersi, bisogna trovare tutto, ogni raccordo deve essere il punto giusto, ogni curvatura deve essere corretta. Quindi scusami Rodolfo, volevo chiedere a te questa cosa. C'è sempre la necessità a un certo punto di avere qualcosa di fisico però. Certo. Quindi se il software ha accelerato questi tempi, però la modellazione rimane ancora essenziale, ma viene utilizzata ancora. Assolutamente essenziale e ti aggiungo entusiasmante, perché è vero che i software ci stanno aiutando moltissimo. Più che altro, dopo la fase dei disegni in 2D si fanno delle superfici preliminari in 3D che ci aiutano a capire se il serbatoio avrà una capacità adeguata, se la cassafitta ci sta, tutti i componenti ci stanno, e da lì poi si fa una prima fresata abbastanza fedele, no, alle intenzioni dello stile iniziale, ma più che altro un volume di massima che diciamo tranquillizzi un po' tutti. E però la fase manuale dove metti il tuo sogno, dove il tuo sogno diventa in 3D, rimane fondamentale. Quindi direi che quello che Adrian è riuscito a fare con la super veloce è straordinario, perché mi sembra uno dei primi esempi di motocicletta, soprattutto una motocicletta così complessa, nel senso anche ricca, che siano riusciti a magari saltare degli step considerati oggi irrinunciabili. Infatti è veramente, per me è straordinario il super veloce, perché cioè, ho sempre fatto il modello di Clay, spesso quasi tutta la moto sono stato coinvolto, sono sempre avuto un po' di aiuto di chiudere magari le fasi finali, ma the Clay per me è sempre stata una cosa fondamentale al successo stilistico. Senti Adrian, MV ha una storia enorme, ha un palmarès di vittorie incredibile, è molto forte, quindi chiaramente facendo super veloce si fanno ripescare anche così alcuni stilemi, anche alcune linee magari del passato reinterpretandole. Ora mi chiedo, è il fatto di avere una storia forte per un marchio è diventata un requisito importantissimo. Questo può diventare anche un vincolo per un designer? Assolutamente no, cioè alla fine è la prima volta che noi è pescato, no? Cioè da passato in realtà, cioè di F3, cioè alcuni elementi stilistici rimane sempre, il DNA di MV Agusta è stato creato, ricreato nel 95, da 95 in poi con F4, e quello rimane un riferimento per me come disegno, non solo per lo stile ma anche proprio di eccellenza, cioè, ma non ho mai sentito vincolato dal passato, tipo un rivale è stato apprezzato magari stilisticamente, ma comunque non c'entra niente con il passato. No, sicuramente è una moto moderna, devo dire, però il fatto che lavori per una marca così ben definita ti può vincolare in qualche modo nella tua fantasia? Sì e no, ovviamente deve essere rispettato, l'eccellenza deve essere sempre rispettato, cioè, come ho detto, cioè, quando è ripartito la macchina nel 95 con F4 brutale, è stato il fondamento del marchio di oggi, so, quella lì è sempre per me è un riferimento, anche perché sono stato anche coinvolto in quei progetti. So. Certo. Rodolfo, tu invece lavori con più case e quindi hai delle difficoltà che chiaramente cambiano di volta in volta a seconda delle necessità. Hai, credo, marchi internazionali, quindi hai un panorama abbastanza ampio. Certo. Questo cosa significa? Ogni volta dover cambiare, modificare il proprio modo di pensare oppure semplicemente di adattarsi a delle richieste?
No, adattarsi alle richieste, semplicemente adattarsi alle richieste no, perché credo che verrebbe a mancare il mio valore aggiunto. Però è evidente che ci sono dei processi molto differenti tra case e case, e quindi devi comunque cercare di dare tutto il tuo contributo senza creare del caos, diciamo così. E ci sono dei marchi che hanno delle storie straordinarie e altri che sono dei marchi recentissimi, oppure che non hanno nel passato delle motociclette così iconiche che possono essere reinterpretate, e quindi inconsapevolmente un design si muove in maniera diversa, no? Non è che fa un progetto di base e dice allora con questa casa che non ha fatto un granché di bello negli anni scorsi propongo questo, no. Credo che sia un percorso intimo, quasi molto difficile anche da esternare, però il risultato che ne viene fuori con gli sketch, con le idee, è una cosa che deve andare in armonia con la casa, col brand, sicuro. Rodolfo, tu hai iniziato il tuo lavoro insieme a Luciano Marabese, certo, che è stato un grande artista nel disegno della moto. Certo. Che cosa ti ha lasciato come insegnamento? Mi ha lasciato, innanzitutto devo ringraziarlo perché sin dal primo giorno mi ha lasciato libertà, quindi Luciano cominciò con una bottega, diciamo così, mi fece fare tutto, da saldare, stuccare, disegnare, qualsiasi cosa, e questo mi ha permesso di conoscere tutte le attività anche più basiche, no? Per fare un prototipo, per fare un progetto, che ad oggi tornano utili quando magari stai facendo con un team abituato a lavorare col 3D, con dei software sofisticatissimi, c'è una cosa che va cambiata al momento, loro hanno un impasse, io glielo faccio manualmente, semplicemente glielo faccio vedere al volo. Quindi, Grazie. E Adrian, per forza la domanda è uguale anche per te, tu hai lavorato con Massimo Tamburini, insomma, che direi che non ha bisogno poi di grandi presentazioni, hai lavorato anche molti anni con lui, sì. Che tipo di insegnamento ti rimane di questa collaborazione? Ma forse Massimo non era proprio un insegnamento, cioè era difficile con Massimo perché non era una persona, tipo non era una scuola di disegno, CAC, ma comunque c'è sempre questo discorso dell'eccellenza, cioè l'insistenza di fare magari le stesse componenti anche più di 10-15 volte per arrivare alla massima espressione, sia magari per il peso, per l'impatto stilistico, cioè con lui era sempre una ricerca per l'eccellenza, forse questo è rimasto un po', ovviamente con le tempistiche magari diverse rispetto al passato, dove c'è magari un po' più tempo per fare la moto rispetto ad oggi, ma comunque c'è questa eccellenza senza nessuno, senza confini quasi, no? Con Massimo era sempre così. Bene, senti, stiamo iniziando a vedere molti veicoli elettrici, no? E ce ne saranno sempre di più. Che tipo di possibilità offre la costruzione di un mezzo elettrico che quindi cambia anche un pochino il layout del veicolo a un designer? Ma cioè, sicuramente il moto elettrico è una cosa per me molto interessante perché è una nuova un'apertura per qualcosa di diverso, soprattutto per un mercato magari diverso, perché con il mercato di oggi siamo un po', c'è sempre questo discorso di riciclaggio del passato, e ovviamente con il discorso di apertura di moto elettrico o bici moto elettrico sicuramente c'è la possibilità di magari creare una nuova impatto sul mercato, perché ovviamente le ragazze di oggi magari non è appassionata da fare modifiche su due tempi come magari nel passato. Per catturare questo potenziale mercato bisogna offrire qualcosa allineato con tipo un iPhone, cioè con la moto elettrica magari c'è questa speranza di arrivare a catturare il cuore di questa ragazzi che, capito, magari ha passione per il nuovo iPhone ma non ha passione per la moto. Con una moto elettrica magari c'è la possibilità di dare una garanzia sulla prossima generazione del nostro lavoro, del passato, cioè, capito, per mantenere i due ruote attivi sulle strade, insomma. Invece a te, Rolfo, volevo chiedere se hai notato una tendenza particolarmente interessante in questo salone. Sì, parli di stile o di concetto? Parli di stile.
avrei preferito che tu mi avessi chiesto i concetti, perché avevo già una risposta pronta. E allora questo è un concetto, se vuoi. Nel senso, avventura, adventure, il sogno del fuoristrada che poi magari nessuno fa, o magari fa solo per 100 metri sulla famosa strada bianca, quello si sta diffondendo a macchia d'olio. Sono motociclette che ormai ci sono in tutte le cilindrate, stanno rimpiazzando, nelle cilindrate più importanti stanno rimpiazzando le super tourer. Ho visto delle motociclette carine, altre un pochettino raffazzonate, come ti posso dire. Questo è un trend abbastanza consolidato, credo che andrà avanti ancora per parecchio. Per quanto riguarda invece lo stile, si fa sempre fatica a fare una valutazione a caldo dopo 2-3 giorni così in fiera, perché vedi tantissime cose. Quest'anno ci sono tantissimi concept, soprattutto elettrici, come dicevi te, scooter vintage, altri futuristici, alcuni chiaramente non realizzabili. E quindi a caldo faccio un po' fatica. La mia sensazione è che ci siano fin troppe superfici, fin troppe linee non sufficientemente studiate. Cioè, un design può caricare una motocicletta di tanti dettagli, ma come Adrian sa bene, li deve studiare con il giusto tempo, no? Allora sì che convincono, no? Le MV sono sempre state bellissime perché molto ricche di dettagli, ma studiate 10, 20, 30 volte con finiture e accoppiamenti strepitosi. Quando invece fai su una motocicletta, che ne so, 150cc, gli butti 20 pezzi di plastica che sul disegno convincono, il primo prototipo dici non è male, poi magari la qualità del pezzo, la qualità dello stile, il risultato è che ti disturba e non ti convince. Quindi vedo questa tendenza e suggerirei un po' più di riflessione, un po' più di calma, però il nostro non è un ambiente calmo. E quindi magari un po' tornare a togliere un po' di cose. Io invece chiuderei in questo modo, ti chiederei quali sono le due moto che ti sono piaciute di più in questa fiera. Dico due perché poi magari una è la sua, quindi così rimane anche lo spazio per un'altra. Una è la sua, perché l'MV Brutale 1000 è una bestia, cioè una bestia, ma anche la super veloce bella, e l'altra sono due, dopo mi offri la pizza. E l'altra è sicuramente la Triumph Scramble 1200, la trovo una motocicletta affascinante con un carattere incredibile, tra l'altro so che va benissimo, è una motocicletta vera, perfettamente coerente col marchio che porta, di metallo, di alluminio, ogni suo dettaglio lo trovo molto molto ben riuscito. La stessa domanda per te, Adrian, due moto importanti di questo salone, la Katana, che ti hanno colpito? Katana. La Katana. Ma infatti lo sapevo che questo erano due, no, alla fine, cioè, la Katana per me è molto interessante. Seriamente, la Katana è interessante perché Suzuki merita qualcosa in più, dal mio punto di vista, perché è una passata. Cioè, quando ero più giovane, cioè tanti anni fa, mi ricordo quando ho visto tipo una AGV 250 in pista, era stupenda. Cioè, era veramente una moto bellissima. E ancora, quando vedi adesso, è comunque, è veramente una moto bella, e Suzuki per me merita qualcosa in più. E se questo è l'inizio di una trend da fare qualcosa un po' disegnato con un criterio leggermente diverso del passato, questo è un buon segno. E da vedere il level interest attorno alla moto oggi funziona, perché Suzuki è stato alla stand abbastanza tranquillo negli anni passati, con la Katana forse è riuscito a ritrovare un po' di appeal, no? Questo bene. È uno, e le due. No, è veramente difficile. È veramente difficile trovare un altro che me. Cioè, The Triumph non è la. The Triumph è stato molto bravo in quest'anno a fare delle moto tipo classico. È veramente superficie, qualità della finitura, sono che, d'accordo che, con lui che è un altro dei filoni grossi che sta crescendo, proprio quello è, no, è molto c'è. Bella, ma c'è tanti moto belle ovviamente, ma comunque sì, sicuramente anche The Triumph ha fatto un bel lavoro quest'anno con quella moto. Bene, allora io ringrazio di questa bella chiacchierata Adrian Morton di MV e Rodolfo Frascoli, battitore libero, ma tutti e due molto bravi, grazie e alla prossima.